Il progetto di una copertura urbana in grado di mitigare efficacemente la calura estiva negli spazi pubblici della capitale degli Emirati Arabi Abu Dhabi si è distinto al concorso internazionale Cool Abu Dhabi Challenge. Il progetto Dune Urbane, questo il nome, è un progetto che parte dallo studio del contesto climatico e della conoscenza dell'architettura tradizionale araba e di Abu Dhabi. L'idea progettuale, concepita da due dottoranti del Poliba, è stata quella di sollevare idealmente uno spesso strato di sabbia al fine di creare attraverso delle dune artificiali un'oasi urbana in grado di massimizzare il comfort termico esterno. La volta, struttura principale di protezione, è composta nel progetto da diversi blocchi realizzati utilizzando la tecnologia di stampa binder jetting, che impiega la sabbia del deserto come materiale primario, assieme ad un legante in grado di rendere solidali i granelli di sabbia tra loro per blocchi di alto livello di precisione. Ulteriori accorgimenti tecnico-fisici consentono di raggiungere temperature di 26 gradi durante il mese più caldo di agosto, il che non è poco a queste latitudini. Un progetto che sa d'antico e tradizionale, ma anche di moderno e innovativo, come ci spiega uno degli ideatori premiati, l'architetto Maurizio Barberio. La tecnologia 3D, applicata alla sabbia del deserto, può cambiare il modo di costruire. Quali sono le peculiarità del progetto premiato ad Abu Dhabi? Il progetto premiato ad Abu Dhabi, dal nome Urban Dunes, è stato elaborato per risolvere un problema, quello di ridurre l'effetto isola di calore all'interno delle aree urbane di Abu Dhabi. Per questo motivo abbiamo deciso di utilizzare la sabbia del deserto, rielaborata, diciamo riutilizzata attraverso l'utilizzo della stampa 3D e aggregata attraverso un legante, secondo, diciamo, la tecnologia del binder jetting, quindi strato dopo strato. La sabbia viene proprio stampata attraverso una stampante 3D e quindi legata fino a diventare un blocco solido. Questi blocchi li abbiamo utilizzati per creare una struttura voltata che da un lato ci serve per, diciamo, ricollegarci all'architettura del mondo arabo, dall'altro serve ad isolarci, grazie all'elevata inerzia termica dei blocchi di sabbia, dal calore estremo, soprattutto in estate, di zone climatiche come quella di Abu Dhabi. In più, la tecnologia di stampa 3D ci ha permesso di integrare all'interno della copertura una serie di dispositivi a bassa tecnologia sostenibili, cioè che vanno a migliorare, diciamo, il comfort termico all'interno di questo spazio urbano. Ad esempio, abbiamo integrato, dei pigmenti, che servono a riflettere la luce del sole e in più un impianto di brumizzazione e di ventilazione naturale, che vanno, diciamo, a migliorare il comfort termico al di sotto della copertura. Il progetto presentato negli Emirati Arabi può essere importato e soprattutto applicato in Puglia, in Italia? Sì, il progetto può essere riproposto, ovviamente con opportune modifiche, anche in Puglia, per due motivi. Il primo perché la tradizione architettonica pugliese si ricollega, diciamo, all'architettura lapidea, quindi, diciamo, la stampa 3D può essere utile per riutilizzare gli scarti di lavorazione della pietra oppure altri materiali sciolti e ricomporli attraverso la stampa 3D e quindi, diciamo, proporre in maniera più sostenibile, senza l'estrazione e la fabbricazione sottrattiva, le strutture voltate che caratterizzano la nostra architettura. In secondo luogo, anche dal punto di vista termico, queste strutture sono vantaggiose perché, come dicevo prima, l'elevata inerzia termica permette di isolare dal calore, soprattutto nella stagione estiva, che nel nostro mezzogiorno d'Italia è molto lungo ormai, permettono di isolare dal calore esterno, ad esempio le abitazioni o gli spazi coperti attraverso questo tipo di copertura.